Video numero 61, ventesimo sulle abilità trasversali. Quali comportamenti o abitudini positive o negative ci rimarranno dopo la quarantena? Il 18 aprile ho pubblicato questo post e sono giunti oltre 60 contributi. Già in un video precedente avevo sottolineato il fatto che gli studi più recenti ci suggeriscono che sono necessari non meno di 2 mesi affinché un comportamento possa consolidarsi e diventare parte integrante di noi stessi. Nel post ho invitato i miei amici social ad indicare un solo comportamento negativo ed uno positivo. Tra quelli negativi ne voglio segnalare 3. Primo, l'aumento della dipendenza social. Infatti i dati ci dicono che il tempo trascorso utilizzando le app di Facebook dopo l'insorgenza della pandemia è aumentato del 70%. Secondo, la diffidenza nei confronti del prossimo, intesa come la paura del contatto e pertanto tutte quelle forme di affettività che contraddistinguono soprattutto un paese come il nostro, a differenza di quelli scandinavi piuttosto che germanici. Terzo, è molto interessante il punto di vista di un docente, quando dice diminuzione drastica delle buone pratiche pedagogiche ed aumento di quelle puramente trasmissive e pericolose perché mascherate da moderne ed innovative. Sui comportamenti positivi, invece, ci sono state tantissime indicazioni. Ne voglio riportare 12, 10 nell'area familiare e 2 in quella professionale. Primo, solidarietà e pertanto maggiore consapevolezza nei confronti degli altri. Secondo, rispetto delle regole e l'importanza dell'educazione civica. 3. Raccoglimento e pertanto minore iperattività. 4. Apprezzare il valore del nostro tempo. 5. Gli affetti veri. 6. La pazienza. 7. L'attività fisica svolta in casa. 8. L'uso delle videochiamate nei confronti di parenti ed amici. 9. La capacità di fare economia e 10. Il rafforzamento della spesa online. Nell'ambito professionale voglio segnalare questi 2 contributi. Il primo, la possibilità di incontrare i clienti senza doversi necessariamente spostare dall'ufficio, con Zoom per esempio, piuttosto che l'utilizzo della stessa tecnologia per la formazione a distanza. Ed infine il rafforzamento del lavoro agile, del lavoro a distanza o dello smart working. Perché può essere importante condividere le informazioni segnalate in questo video? Sostanzialmente per 2 motivi particolari. Primo, perché le buone abitudini sperimentate da altre persone potrebbero essere diverse da quelle che abbiamo sviluppato noi e pertanto potremo cogliere i suggerimenti segnalati da altre persone. Secondo, perché il tempo tecnico della quarantena non sarà stato sufficientemente lungo per integrare certe abitudini e di conseguenza, se volessimo realmente integrare nuovi comportamenti, dobbiamo prendere consapevolezza che sarà necessario continuare anche dopo il 3 di maggio. Perché il rischio potrebbe essere quello indicato da Dani, quando dice sostanzialmente «Non so se cambierà qualcosa», perché mi vengono in mente quelle persone che di fronte ad un problema pregano continuamente. Passato il problema, non pregano più. Ecco, questo è quello che potrebbe capitare. Ma tu fai in modo che questo non capiti. Per oggi ho terminato, ci vediamo dopodomani. Ciao!